L'idea è nata così, casualmente, un po' perché conoscevo sia Ivona che Giulia, non i Kings of Roma, ma Ivona e Giulia come amiche, e poi appunto facendo loro questo lavoro, hobby diciamo, è nata questa idea di far conoscere il Kinging in Italia, anche perché negli altri paesi ormai è conosciutissimo, e quindi speriamo di aver lanciato un sasso, poi vediamo che succede. Che cos'è decostruire il genere? Diciamo che noi nella vita, cioè quello che siamo, comunque lo stiamo costruendo, cioè il genere è costruito quotidianamente. Siamo nate come donne biologicamente femmine, ma noi attraversiamo il genere, quindi passiamo dalla parte femminile alla parte maschile. Quindi lo stiamo costruendo e decostruendo allo stesso tempo. Una donna transessuale, che normalmente infatti lei fa spettacoli come drag queen, dopodiché ha fatto un successone, ha vinto un premio della Madonna a Barcellona con un pezzo da drag king. Sì, buonasera, in questo momento sono Renzo Gaetano, ma... Io sono parte uomo, parte donna, perché ancora le genitali miei sono lo stesso di un uomo. Anche con quello che stiamo facendo, no? con le nostre performance, stiamo costruendo e stiamo decostruendo allo stesso tempo. Ti piace stupire il pubblico, è divertente, quello che hanno detto tutti quelli che abbiamo intervistato è... Quel piccolo shock però di grande piacere e di sorpresa che c'è nel pubblico. C'è un'altra cosa che è molto molto eccitante. Cosa c'è dietro al gioco di genere? C'è un sacco di divertimento, c'è la voglia di conoscersi, di conoscere quella parte di sé, magari sta lì, è stata lì e uno cerca di enfatizzarla in qualche modo. Quando si è formato il vostro gruppo? Il gruppo Ice World Drag è nato un po' più di un anno fa, veniva da un'esperienza passata che è stato uno tra i primi gruppi drag king in Italia, che è nato invece 2 anni fa, e poi ci siamo divisi e abbiamo creato questo nuovo gruppo da circa un anno. Quello che ci piace è spiazzare sempre il pubblico, ci capita che davvero non si rendano conto di quello che hanno davanti, sia dal punto di vista biologico sia dal punto di vista dello spettacolo. Se loro sono le donne che fanno gli uomini, per forza io devo essere l'uomo che fa la donna. E invece... La cosa straordinaria è che si erano tranquillizzati, tutto ciò li tranquillizzava, perché finalmente... Infatti quando hanno visto che non ci hanno capito un cacchio, sono andati nel panico. I will never let you go. I love you oh so much. This show help other people to see maybe their fantasy or their interpretation of feminism or masculinity. We all have feminine and masculine, masculine and feminine. Hey, tell me to go. What is a gender performer? It's somebody fucking the gender borders, you know, I'm not a woman, I don't identify as a woman, I don't want to be a man, I'm not really interested in that, I like to be in between, so I'm traveling between the genders, and this is what I do on stage, I travel between the genders all the time. Kings of Rome, quanto lavoro c'è dietro le vostre performance? Quanto provate? Quanto preparate? Come vi ispirate? Allora è un lavoro davvero difficile, hai bisogno di esprimerti, ma devi anche avere la voglia, cioè devi essere anche un po' esibizionista, no? devi uscire sul palco, però devi anche creare una cosa che ha senso, una cosa che racconta qualcosa, una cosa che fa parte di te. Sono Rust
performance. Siamo qua, è la quarta volta che ci esibiamo, è stata un'emozione fortissima. Io mi chiamo Nat. No, noi giochiamo sulle nostre caratteristiche, nel senso che siamo differenti, il nanetto e il grosso, quindi ci rifacciamo un po' a Stadio Olio. I'm in DKB, Draking of Brussels. I'm MC Clo-Clo, I come from Brussels, from the DKB. Bianco Primo, degli Ice Wild Drag. Io sono Fenit. Io sono Sprazzi. Buonasera, sono Julius Kaiser, le Kings of Rome. Kiram, web mistress e performer in questo caso. Web mistress. E del sito internet Kings Village, www.kingsvillage.it, al quale potete trovare tutte le informazioni su questo festival che si è svolto dal 10 al 12 luglio qui a Roma. Che cos'è il genere? Con la domanda retorica già ti dà la risposta, no? Che quello che vogliamo che sia. Need to get shaken up. Like they're so very, like if you're a man you're butch, if you're a woman you're femme. Like being an effeminate man or masculine woman is very controversial. Che cambia il fisico mio, de donna, le tente, capelli lunghi, basta. Quanto fa male quando lo levi? Te lo dirò tra poco. Le tette devi... le hai fasciate? Mai in vita mia me le facciate. Intervista tostissima. Minchia, ma spaccato. Basta, torniamo. You can stop now. It's good to be a man and a woman. Well, I think you're